Ben ritrovati a tutti gli utenti del CUS Roma Tor Vergata, nuovo appuntamento con la rubrica CUS Informa, ultima settimana di striscia quotidiana, poi come stiamo ricordando un po' negli scorsi giorni, dalla prossima settimana questo appuntamento diverrà settimanale perché fortunatamente stiamo tornando leggermente alla normalità anche come lavoro di segreteria. Oggi presentiamo il comparto tennis del CUS Roma Tor Vergata e lo facciamo con Eddy Bardelloni, che è l'insegnante e l'istruttore di tennis. Ben ritrovato, Eddy. Ciao Andrea, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo appunto di tennis. Iniziamo a descrivere un po' quello che è il corso di tennis del CUS Roma Tor Vergata, quindi che tipo di lezioni si svolgono, che livelli ci sono. Allora, abbiamo iniziato, diciamo, qualche anno fa noi, 2 o 3 anni fa, dove i giorni erano martedì e mercoledì, e abbiamo con Sara, prima c'era un'altra ragazza che adesso non c'è sta più, e abbiamo diviso, facendo dei provini, diviso per la prima fascia, diciamo 8-9 di sera, abbiamo visto il gruppo, diciamo, principiante. Okay. 21-22 invece abbiamo visto un gruppo un po' più avanzato, però adesso andando avanti sono già qualche anno che ho i stessi allievi, anche qualcuno nuovo, diciamo che quelli 8-9 non li posso più chiamare principianti perché sono un po' migliorati. Quindi possiamo dire che comunque c'è la possibilità di iniziare a giocare a tennis per chi non ha mai proprio preso una racchetta in mano, e invece la possibilità di migliorarsi per chi già magari qualche lezione o qualche partita, qualche match di tennis l'ha giocato. Certo. Noi, scusa se ti interrompo. Certo, no, assolutamente devi. Diciamo che è un corso un po' più, loro hanno poco tempo e allora il mio insegnamento lo porta un po' più veloce, a differenza di quando sto con i bambini che mi soffermo un po' di più. Certo. Con gli adulti è un po' più semplice, diciamo. Come si svolge un allenamento tipo di tennis? Poniamo che un ragazzo, uno studente universitario, ci voglia iscrivere. Descriviamogli un po' una lezione tipo per i principianti. Guarda, la lezione che facciamo noi diciamo è un'ora il martedì e un'ora il mercoledì. Logicamente molto poco. Sono stato fortunato perché questi ragazzi sono molto veloci a apprendere. La lezione nostra è una lezione che io ho due campi, sono da solo come insegnante, e su un campo, diciamo, li faccio leggermente palleggiare tra di loro. Iniziano con la sensibilità con le mani, e dall'altra parte invece lavorano con me. Inizialmente lavorano molto più veloce perché con il cestino d'inverno 9-10 di sera fa molto freddo, allora li faccio riscaldare abbastanza velocemente. Non mi soffermo molto sulla tecnica, mi soffermo molto sul fatto di giocare, perché almeno possono, diciamo, dopo qualche mese, ecco, loro già il primo anno già conoscevano il servizio, la battuta, che potevano poi dopo soffermarsi un terzo giorno, giocare con un compagno e fare già la partita. Ok, quindi diciamo è abbastanza, poi dipende un po' dal singolo giocatore, dal singolo atleta, però è abbastanza veloce l'apprendimento, diciamo così. Sì. Certo, perché loro soprattutto vengono da una giornata, chi ha studiato tanto, chi ha lavorato tanto, posso, diciamo, tra virgolette, bombardarli sulla tecnica, ma li metto molto sul gioco, certo. Ogni esercizio che fanno ci sono dei punteggi, li devo motivare un pochettino. Ecco. Assolutamente, ma perché tu consiglieresti di iniziare a giocare a tennis a uno studente universitario che è l'utente di riferimento del CUS? Diciamo perché uno sport è prima di tutto all'aperto, uno sport che ti aiuta a livello, diciamo, io non faccio il dottore, ma a livello cardiovascolare, diciamo, a livello muscolare, le gambe, braccia, spalle,
Però come dicono, come leggo le riviste su medici sportivi, uno sport che poi lo puoi prolungare anche a età avanzata, soprattutto. Noi abbiamo intervistato un altro tuo collega del CUS che sta insegnando uno sport che va molto in voga nell'ultimo periodo e molti lo associano al tennis. Stai già capendo hai già capito di cosa sto parlando? Ciao, indovino, padel. Ok, Esatto, è così. sì. C'è tra un tennista e un giocatore di padel, c'è una possibilità di commissione, sono due gruppi che tra virgolette si punzecchiano come nella musica leggera fanno Vasco e Ligabue, per esempio, oppure no? Certo, io gioco anche a quello sport che tu hai nominato. Ma sono diciamo, due sport diversi, nel senso che la gente ormai tutti, anche se incontri uno per strada, chiede che sport fai tu, il padel, tocca vedere come lo fai questo padel, perché è un po' più difficile, diciamo, del tennis, perché rispetto al tennis devi conoscere un po' la geometria dello sport, del padel, perché fa tutto molto a sponde. Io ci gioco, sono un po' più avanti rispetto a uno che potrebbe iniziare a giocare subito. La mano col racchettone ce l'ho, però se non fai anche lì qualche lezione, giochi sempre per quel livello lì. Poi se vuoi fare i Certo. tornei è un'altra cosa. Assolutamente. A proposito di tornei, sperando che si torni presto, insomma, sul campo. E il tennis è uno sport papabile a tornare tra i primi perché insomma non c'è contatto fisico, c'è un po' Certo. più di vicinanza nel doppio magari. Tu hai già dei ragazzi pronti nel caso per fare un torneo che hanno un Guarda, livello insomma che da poter sostenere un torneo? io non conosco gli altri insegnanti del CUS perché purtroppo non sono mai venuto a delle feste che avete fatto per problemi che stavo facendo dei corsi o che perché mi trovavo in qualche parte del mondo a seguire qualche giocatore. Noi siamo una chat molto viva, nel senso la mia chat è quella del tennis. Siamo molto vivi, nel senso che da che ci possiamo dare gli auguri a che ho fatto qualche video io dentro casa, mi sono messo a fare una sorta di un palleggio, c'è cioè lo sfottò. La gente mi chiede, dai, quando è che ricominciamo? C'hanno molta voglia di ritornare velocemente dentro un campo da tennis, però Diretta. come sai benissimo, è meglio stare dentro casa per poi andare più velocemente possibile Ah poi. sì, assolutamente sì. Comunque diciamo che hai ragazzi e ragazze sicuramente pronti per tornare in campo Sì, e sono molto sfidarsi. Sì, sono molto cari, anche questa parola di sfidare, si sfidano tra di loro, ma vogliono anche sfidare me perché col fatto che siamo stati dentro casa ho preso un po' più di chili. E allora prima non facevano nessun punto con me, ma adesso Adesso ne spero. hanno la possibilità. Sì. Allora, facciamo così, diamoci appuntamento, termine quarantena sul campo, magari per un'altra intervista e magari per sentire anche gli stessi ragazzi che si allenano con te e magari vediamo se riescono a fare qualche punto contro il maestro. Io ti ringrazio Andrea di questo spazio che mi hai dato e sì, volentieri ti aspetto sul campo da tennis, sperando il prima possibile. Ti farò conoscere questi meravigliosi ragazzi del CUS e sì, spero presto di conoscerti anche dal vivo. Grazie. Assolutamente. Allora, grazie Eddie, Grazie che a voi. è il nome con cui ti conosciamo tutti e ti conoscono anche i tuoi allievi. Noi Grazie. ci risentiamo quindi direttamente sul campo. Ok, grazie Andrea, Grazie grazie. mille. Arrivederci a tutti. E grazie a voi, ci vediamo domani. Arrivederci.